Ecco, Don Primo Mazzolari. Buona Pasqua. Don Primo Mazzolari nel 1940, all'inizio della Seconda Guerra Mondiale, diceva: il tempo di credere, questo. Potremmo forse ripeterlo oggi, ma Andrea, credere in che cosa? C'è preoccupazione per il futuro? Come saremo dopo questa epidemia? Come sarà la situazione anche economica, la situazione del mondo? Saremo migliori? Ma io credo che questo è il tempo di credere o è il tempo di disperare, perché è un tempo molto difficile, è l'angoscia del futuro, siamo chiusi in casa, non sappiamo cosa sarà del nostro paese e anzi ci stiamo dimenticando, come si vede dai giornali, delle notizie del mondo, perché c'è un mondo più grande che soffre, che vive dei drammi, pensiamo alla Libia, alla Siria e via dicendo. Credere cosa vuol dire? Io credo che molti in questi giorni hanno percepito che c'è bisogno di credere, c'è bisogno di una speranza più grande e che vivere nella logica del solo quotidiano o dei piccoli interessi o, come dice il Papa, degli egoismi, credo non porta lontano. Non penso che quando tutto questo sarà finito, a parte che non c'è un'ora X, si potrà ricominciare come prima. Ecco, io penso che bisognerà creare un tipo di società diversa. Vediamo che Papa Francesco è entrato, ha fatto ingresso nella Basilica Vaticana, continueremo con te più avanti. Io lascio la parola a Orazio Coclite. Sì, la processione sta raggiungendo l'altare della cattedra, dove avrà inizio la Santa Messa di Pasqua. Il coro della Cappella Sistina ha intonato il canto d'ingresso. Da oggi è finita la lunga notte della morte. Dal mattino di oggi ogni alba ricorda l'alba di un giorno che non finirà. Dall'annuncio è risorto, non è qui che ha cambiato la storia del mondo, che ha cambiato la storia di ogni uomo. La vita umana non è più ciò che era prima, è tempo di preparazione, di attesa. Con lo sguardo fisso ad un'altra riva dove ci attende il Cristo risorto per renderci partecipi della sua felicità e della sua gloria. Abbiamo visto i due diaconi, due perché il Vangelo quest'oggi sarà proclamato prima in latino e poi in greco. Il Papa ha baciato l'altare ed ora lo incensa. La nostra preghiera, come il fumo di questo incenso, sale a Dio. Il periodo pasquale è uno dei momenti privilegiati in cui la tradizione cristiana mostra tutta la ricchezza dei suoi simboli e dei suoi significati, come l'icona della Salus Populi Romani che in questo momento il Papa sta incensando e campeggia nei pressi dell'altare. Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis.
e per tuo spirito tuo. Fratres, agnoscamus peccata nostra, utratissimus a sacra misteria celebrande. Confiteo Deo per tuoi sacros, che la verità unitus, la tua esazione, per ecco, opere Deus, mea culpa, mea culpa, mea massima culpa, Dio per colpeata Maria, sempre Virgine, omnes santus et sacros, et vos sacros, orare per me, ad adonium verum nostrum. Miserator nostri, omnipotens Deus, e dimissis peccatis nostris, produca nostra vita materna. Il Papa ci ha invitati al pentimento. Dio Onnipotente ci purifichi dai peccati. E il coro ha intonato il Kyrie. Signore, vincitore della morte, abbi pietà di noi. Cristo, glorioso nella risurrezione, abbi pietà di noi. Grazie, Signore.
E terminato il canto del Gloria, il Papa recita l'orazione colletta. Oremus. Deus che odierna die per un Padre, che in questo giorno, per mezzo del tuo unico figlio, hai vinto la morte e ci hai aperto il passaggio alla vita eterna, concedi a noi, che celebriamo la Pasqua di risurrezione, di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risorto. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli. Cristo è risorto, ecco il grande annuncio che gli apostoli hanno il compito di rivolgere a tutto il mondo. Degli apostoli. In quei giorni Pietro prese la parola e disse: voi sapete ciò che è accaduto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea, dopo il battesimo predicato da Giovanni, cioè come Dio consacrò in Spirito Santo e potenza Gesù di Nazaret, il quale passò beneficando e risanando tutti coloro che stavano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nella regione dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero appendendolo a una croce, ma Dio lo ha risuscitato al terzo giorno e volle che si manifestasse non a tutto il popolo, ma a testimoni prescelti da Dio, a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha ordinato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. A lui tutti i profeti danno questa testimonianza. Chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo del suo nome. Per Domini. Pietro presenta una sintesi di quanto siamo chiamati a credere su Gesù, dal suo battesimo fino alla morte in croce e alla risurrezione. La parola dell'Apostolo acquista maggiore credibilità dal fatto che egli è stato testimone di tali avvenimenti. È stato intonato il Salmo 117. Cantando questo salmo, i giudei si ricordavano tutti i pericoli dai quali il Signore li aveva scampati durante la loro storia. Rendete grazie al Signore perché è buono, il suo amore è per sempre. Dica Israele, il suo amore è per sempre.
con purezza e verità. Il brano del Vangelo di Giovanni che ascolteremo tra poco ci fa incontrare con il Cristo e con i testimoni della sua risurrezione, Maria di Magdala, Pietro e Giovanni il discepolo che Gesù amava. Anche noi, come loro, crediamo che Cristo è veramente risorto e vogliamo diffonderne e rivivere il grande annuncio. In piedi.
questo tempo in cui siamo costretti a vivere rinchiusi nelle nostre case. Per i credenti c'è anche la difficoltà, la privazione in più di non poter partecipare alle cerimonie religiose, ma questo ha suscitato anche una grande creatività con l'uso dei mezzi di comunicazione che ci sono, quindi parrocchie, diocesi, messe online e streaming, e naturalmente la possibilità di seguire in televisione. E questa è anche l'occasione per salutare e mandare un augurio di Pasqua al Papa Emerito Benedetto XVI, che segue le cerimonie di Pasqua dal monastero Mater Ecclesiae, dove vive e si trova e segue anche con la preghiera la vita della Chiesa. Papa Francesco ha invitato tutti a fare della propria casa una chiesa domestica. Il crocifisso e il Vangelo, ha detto, per utilizzare questo tempo di silenzio e di preghiera, utilizzare al meglio questo tempo, vivere questo tempo non come un tempo sospeso, ma come un tempo di conversione. C'è stata anche la ostensione straordinaria della Sindone. Nel volto dell'uomo della Sindone, ha detto Papa Francesco, è riflesso il volto di tanti sofferenti di oggi, ammalati, persone che hanno contratto il virus, ma poi tutti quanti coloro che sono i sofferenti, anche i migranti, i profughi, i rifugiati. Volto attualissimo, dunque, ha detto il Papa, sul quale siamo chiamati a riflettere. Thank you.
Ecco, rispettiamo questo momento di silenzio che Papa Francesco ha voluto dedicare dopo la lettura dei Vangeli. Ed è il momento di proclamare con forza la nostra fede. Cantiamo il Credo. Voglio sorrendi l'ore di Cristo.
Fratelli e figli carissimi, nella gioia della vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, eleviamo al Padre la nostra fiduciosa preghiera. La grazia della Pasqua faccia risplendere la Chiesa di nuova bellezza. Forte nella fede, gioiosa nella carità e tenace nella speranza, conduca tutti all'incontro con il Signore risorto e vivo. La luce sfolgorante della Pasqua rischiari le scelte dei governanti. Liberi da ogni compromesso con il male, si dedichino alla costruzione della civiltà dell'amore. La ricchezza dei doni pasquali colmi con sovrabbondanza i poveri e gli afflitti. Strappati dalla miseria e dall'angoscia, possano godere la pienezza della vita. La vita nuova scaturita dalla Pasqua raggiunga tutti i battezzati. Nutriti con il corpo e il sangue di Cristo, riscoprano il desiderio e il gusto della santità. La vittoria pasquale sul male e sulla morte consoli gli ammalati, i moribondi e quanti li assistono. Sostenuti dalla vicinanza dei fratelli, si affidino a Gesù, risorto e vivo. Padre, accogli con bontà la preghiera dei tuoi figli e donaci il tuo spirito per vivere nella storia da risorti. Per Cristo nostro Signore. Amen. E siamo giunti alla liturgia eucaristica. Come il pane e il vino, per la potenza dello Spirito Santo, diventano il corpo e il sangue del risorto, così la nostra vita, per la potenza dello Spirito, diventi testimonianza viva di Gesù che vince la morte. Vengono portati all'altare il pane e il vino. Andrea Riccardi, c'è stata in questo periodo di epidemia un aumento di richieste di aiuti alimentari, di difficoltà per i più poveri. Si tratta di un'emergenza nell'emergenza. Sì, un'emergenza nell'emergenza. Hanno comprato quelli che vivono per strada, in città che si sono tutte chiuse, non hanno avuto nemmeno la possibilità di avere un'elemosina, e poi tutti gli altri, le famiglie, quelli che vivono di lavori precari, non fissi. E io credo che in questa Pasqua il messaggio di Papa Francesco, che è il messaggio del Vangelo, è un messaggio di spiritualità e di solidarietà, perché per Francesco spiritualità e solidarietà non sono in contraddizione,
e credo che proprio in questo momento il bisogno di tante famiglie, diciamo pure, usiamo la parola, la fame, perché in questa nostra società dell'opulenza torna la fame, bene, questo bisogno di solidarietà vada accolto e deve essere una delle caratteristiche del nuovo tempo che inizieremo, diciamo post coronavirus o almeno post Pasqua, perché se è finita la quaresima non è finita la quarantena e ora dobbiamo chiederci cosa vuol dire vivere la risurrezione in un periodo di quarantena. E io vedo sbocciare qua e là dei grandi spazi di solidarietà, cioè la gente scopre magari nel chiuso delle proprie case che nel proprio palazzo c'è una famiglia, un anziano che ha bisogno di fargli la spesa, di essere aiutato, e credo che insomma questa Pasqua sia una Pasqua di grande spiritualità ma di solidarietà. Orate frate, sul me non avesse un sacrificio accettabile fiat a potere un padre onnipotente. Sacrificio a Domini Pascali, vos gaudis risultantes. Preghiera sulle offerte, esultanti per la gioia pasquale, ti offriamo, Signore, questo sacrificio nel quale mirabilmente nasce e si edifica sempre la tua Chiesa. Amen. Grazie, Sacramento mio Dio nostro. Degno è Dio e giusto meste, come salutare, te qui nel Domine ogni tempo e con fideli. Sed in altissimo Die gloriosius predicare con Pascha nostrum immolatus es Christus. Ipse venit verus es agnus, qui absto est peccata mundi, qui morte nostra moriendo destruxit, et vitam resurgendo reparabit. Qua propter profusis Pascalius gaudis, totus in orbe terranum mundus exultat, sed superna virtutes a tui angelice potestat in un gloria tue concinum sine fine dicentes. Thank you.
Deigitur, clementissime Pater, per Jesum Christum, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ad petimum suti acceptabias, et benedicas, et dona, et monia, et santa sacrificia illibata. In primis, quantivi offerimus per l'Ecclesia tua Santa Cattolica, con pacificare, custodire, adunare e regere degni di tutto e terrano. Una con me, degno famiglio tuo, con Ecclesia tua ebrei se volvisti, e dominus ortodoxis a tuoi cattolici e apostolici fidei. Memento Domine, famulorum farum perpetuarum. Et omnium circumstantium, quorum tibi fieris cognita est et nota devotio, per cui vos tibi offerimus, abel, qui tibi offerum, o sacrificium laudis, processuis qui omnius pro redemptione animarum suarum, pro spes salutis et incolumitatis sum, tibique redum nota sua eterno Deo vivo vedeo. Comunicantes et diem sacratissimum celebrantes resurrectionis Domini nostri Iesu Christi, secundum carnem, sed memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Maria, genitrices eius in Dei, et Domini nostri Iesu Christi, sed beati Iosef, eius in Virginis sponsi, et beatorum apostolorum et martirum tuorum, Petri, Paoli, Andrei, Jacobi, Ioanni, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simoni, Settadei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisfomini, Giovanni, Paolo, Cosme, Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis, percibus quae concedas, ut in omnium protectionis tuae muniamur ora auxilio. Anche citer oblazione servitutis nostri e sedectunte familiae tue, quae tibi offerimus pro his quoque corpe generale dignatus est ex aqua et Spirito Santo, trima se et omissione omnium peccatorum, quesum omnium per casus accipias, diecque nostros in tua pace dispones, atque ab eterna damnatione non seripi, et in electorum tuorum iubia crece numerari. Quam oratione tu Deus in omnius quesumus benedictam, ascritam, pratam, rationabilem acceptabilemque facere in eis, un nobis corpus et sanguis fiat, directissimi fili tui Domini nostri Iesu Christi. Qui pride quam pater etur, accepit panem, in saltas ad venerabile manus suas, et elevatis oculis in cielo a te, Deum Patrem Suum omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate, ex hoc omne, hoc est in corpus meum, quod pro vobis tradetur. Cenatum est, accipiens et tum per clarum calicem in santa sed venerabile manus suas. Item tibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est in calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissione peccatorum. O facite in mea commemoratione. Dell'istituzione
siamo stati ancora una volta invitati dal celebrante a proclamare la nostra fede al Signore, presente veramente, realmente e personalmente. Onde et memoris Domine nostra de Tui, se depres Tua Santa, Ius in Christi, Fili Tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec non et ab inferis resurrectionis, sed in celos gloriose ascensionis, offerimus peclare majestati Tui et Tui Domini Sertatis, ostiam puna, ostiam santa, ostiam immaculata, Panem Sanctum, vita eterna et calicem saluti perpetuum. Supra quae propitio sereno vulto respice denieris, et accepta bene, si vuit accepta bene denietus es, munera pueri tui justi aver, de sacrificio patriarchi nostri abrae, et quotibi optoris, sumus sacertus tuum Melchisedec, santum sacrificium immaculatam hostia. Cestra rogamus omnipotens Deus, Iube per ferri per manum santi angeli tui in sublime altare tuum, in conspectu divine maestatis tui, ut quod ex sacro altaris participatione sacrosantum filii tui, corpus et sanguinis sum sepultus, omni benedicione celesti et gratia repleamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, che non precessere un consiglio fide e dormi in sonno pace. Ipsis Domine et omnibus in Cristo quiescentius, locum refrigeri lucis et pacis, ut indulgeas te pregamur. E nobis, quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miseratione tuarum sperantio, partenari quane societate indagnare ignieris, con tui santis apostolis et martiribus, con Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicitate, Perpetua, Agata, Luce, Agnetti, Cecilia, Anastasia, et omnibus sanctis tuis, mentre quorum non consortium non estimatur meritis et degni, quesumus lacito admite, per Christum, Dominum nostrum, per quem ec omnia, Domine, sempre bona creas, santificas, vivificas, benedicis et presta nobis. Per ipsum et in ipso et in ipso, et tibi Deo Patri Omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Misericordiae tui adiuti
e da peccato siamo sempre liberi e ad ogni perturbazione sicuri, spettante, sveata, ansieme, e da dentro un Salvatore nostro Gesù Cristo. Tuis, pacem relinquo vobis, pacem mea do vobis. Ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, e anque secondo voluntatem tua pacificare quod donare dienis, qui vis regnas in secula seculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobis. La pace è il primo dono del risorto ai propri discepoli. La pace sia il primo dono che noi cristiani portiamo nel mondo. Whoa.
forse faccio tutto il possibile. Salmo 117. Nei cieli un grido di suono. Alleluia. Gesù ha raccomandato, come fa anche nella seguitissima messa del mattino alle 7, trasmessa anche da Rio, di fare la comunione spirituale, non è possibile prenderla fisicamente, e recita quotidianamente una preghiera per la comunione spirituale. Poggio sopra la telecamera, ho tutto, ho i ragni, ho tutto. Ieri nella veglia pasquale, grande, piccolo, un forte appello di Papa Francesco nell'omelia: mettiamo a tacere le grida di morte, basta guerre, si fermino la produzione e il commercio delle armi, perché di pane e non di fucili abbiamo bisogno, cessino gli aborti, ha detto il Papa, che uccidono la vita innocente, si aprano i cuori di chi ha per riempire le mani vuote, di chi è privo del necessario. Ma che deve fare il verbale? Io fanno il verbale perché un domani capita qualcosa, ma è il mio tracciato. Va bene, ciao, 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 ciao. Alleluia, alleluia.
per la risurrezione di Cristo, preghiamo il Signore perché accresca in noi la fede pasquale, perché aderendo a Lui pur senza averlo visto, riceviamo il frutto della vita nuova. E il Papa si è portato all'altare. Viene ora intonata dal coro della Cappella Sistina l'antifona mariana Regina Celi, la preghiera mariana che per tutto il tempo pasquale sostituirà l'Angelus. Insieme con il crocifisso di San Marcello al Corso, il crocifisso che nel 1522 ha protetto la città di Roma dalla grande peste, ha allontanato la grande peste dalla città di Roma. Ora il Papa va a togliere i paramenti liturgici perché poi ci sarà la benedizione Urbi et Orbi dalla Basilica Vaticana, dai cancelli della confessione. Non è vero, Razio? Sì, abbiamo visto che il colore dominante quest'oggi era il bianco, colore della risurrezione, quindi come dicevi tu il Papa adesso si è portato in sacrestia per smettere i paramenti liturgici e poi raggiunge l'altare della confessione. E ci colleghiamo con Andrea Riccardi. Dicevamo nella veglia di Pasqua di ieri dal Papa un nuovo forte appello a difesa della vita, ha detto cessino gli aborti, difendiamo la vita, e contro poi tutte le guerre, il cessate il fuoco, un appello che è stato anche del segretario delle Nazioni Unite, Guterres, che il Papa ha fatto suo. Sì, il Papa ha fatto suo l'appello del segretario delle Nazioni Unite, che è un appello di grande intelligenza, quello della tregua. Che senso ha in una condizione di epidemia continuare a combattersi? Io penso a alcuni paesi dove le strutture sanitarie sono nulle o distrutte, come lo Yemen, o altri paesi del mondo dove c'è la guerra. Combattersi vuol dire unire la guerra, un'altra guerra, la strage dell'epidemia. Questo appello che viene da un uomo di grande livello, qual è il segretario delle Nazioni Unite, è stato proprio fatto, è stato sentito molto dal Papa, l'ha ripreso, l'ha ripetuto. Io direi che è tradizionale che il Papa parli di pace per la Pasqua, ma oggi ne parla con una convinzione maggiore. E siamo tutti convinti che ci voglia pace in questo nostro mondo, che la pace sia una necessità. Siamo più convinti oggi di ieri. C'è un'aspirazione profonda di pace tra la gente, tra le popolazioni che soffrono e anche tra quelli che osservano il dramma della guerra da lontano. E io credo che i responsabili delle nazioni ricevono una chiamata in questo momento per lavorare in modo efficace per la pace.
Ecco, c'è preoccupazione per la pandemia che potrebbe raggiungere e già sta raggiungendo l'Africa oppure alcuni luoghi del Medio Oriente, la Siria, pensiamo a Idlib, e quindi quello che potrebbe accadere in questi luoghi dove le strutture sanitarie non sono come quelle europee. Ma in realtà possiamo dire che però gli effetti della pandemia sono già arrivati laggiù con la crisi economica e con le difficoltà che già si avvertono. È giusto, la pandemia è già arrivata col suo carico pesante attraverso la crisi economica, perché se abbiamo parlato prima di una crisi economica da noi in Europa, già la crisi economica si sta diffondendo in Africa e in Medio Oriente. Ma la preoccupazione è quella che tu dicevi. Le strutture sanitarie dei paesi del sud del mondo sono in genere fragili, non solo quelle dei paesi in guerra. Potranno resistere alla pandemia, però ci sono anche dei motivi di ottimismo, cioè dei motivi di ottimismo che fanno sperare che il clima più caldo e altre condizioni facciano sì che la pandemia non si diffonda molto. È certo però che da questa esperienza nasce l'idea che paesi interi non possono restare con strutture sanitarie fragilissime. Pensiamo che in Sud Sudan, un paese che da poco ha guadagnato l'indipendenza, in Sud Sudan non c'è nemmeno una terapia intensiva, un letto in terapia intensiva. Questo vuol dire essere veramente in difficoltà o sprovveduti davanti a questo dramma. Tu dicevi di questa aspirazione alla pace e oggi straordinariamente in questa settimana santa anche proprio i luoghi della Terra Santa, il Santo Sepolcro e gli altri luoghi sono chiusi. È un'aspirazione di pace forte anche per quello che sono che Israele e Palestina. Sì, questa guerra che dura da più di mezzo secolo, guerra calda in alcuni momenti, guerra meno calda in altri momenti, sicuramente una coabitazione estremamente conflittuale si riassume in Gerusalemme, Gerusalemme divisa, e i cristiani a Gerusalemme sono una piccola minoranza. È strano, vero, che tra le tre religioni monoteistiche il cristianesimo sia l'unica religione che è rappresentata nel luogo dell'origine da una piccolissima comunità. Ebbene, io spero che la pandemia faccia riflettere tutti che siamo sulla stessa barca e soprattutto nei rapporti tra palestinesi e israeliani, ma in tutto il Medio Oriente. Se noi pensiamo a questa guerra in Siria che dura da anni e anni, insomma, la pace è un'evidenza che si deve imporre. E la lezione della pandemia dice, come disse il Papa nel discorso bellissimo in Piazza San Pietro, che siamo tutti sulla stessa barca. E un uomo che si è speso molto per la pace è stato Giovanni Paolo II, il 18 maggio saranno i 100 anni dalla nascita e il 2 aprile abbiamo ricordato i 15 anni dalla morte. E Andrea Riccardi, tu che l'hai conosciuto bene, qual è l'insegnamento anche della sofferenza, di come lui ha vissuto la malattia che può arrivare da Giovanni Paolo II in questo periodo che stiamo vivendo? Beh, Giovanni Paolo II è un uomo che ha concepito il suo essere vescovo di Roma come una testimonianza e quindi anche la parte della malattia è stata per lui una, vorrei dire, testimonianza di forza della fede nella debolezza. Ma vorrei anche aggiungere che Giovanni Paolo II è stato un uomo incredibile di pace. Lui si sentiva un sopravvissuto alla Seconda Guerra Mondiale e sentiva che la sua generazione aveva la responsabilità di testimoniare il valore della pace e l'orrore della guerra. Pensiamo che è stato testimone della Shoah, dell'annientamento del popolo polacco. Sentiva che la sua vocazione era la pace. Io ricordo i suoi discorsi tuonanti sulla pace. Sì. E una volta durante la guerra in Iraq, Andrea, scusami, vediamo il Papa che è rientrato in Basilica e si sta dirigendo proprio ai cancelli della confessione, dell'altare della confessione per il Stato in Pietorbi. Lo ascoltiamo insieme. Ho fatto ravioli al sugo e pesce
al forno. Noi... so che sei mamma. Cari fratelli e sorelle. Sto registrando allora. Buona Pasqua. Sto registrando il Papa, se no se sei oggi riceccia in tutto il mondo l'annuncio della Chiesa, Gesù Cristo è risorto, è veramente risorto, come una fiamma nuova. Questa buona notizia si è accesa nella notte, la notte di un mondo già alle prese con sfide epocali e ora oppresso dalla pandemia, che mette a dura prova la nostra grande famiglia umana. In questa notte è risuonata la voce della Chiesa. Cristo, mia speranza, è risorto. È un altro contagio che si trasmette da cuore a cuore, perché ogni cuore umano attende questa buona notizia. È il contagio della speranza. Cristo, mia speranza, è risorto. Non si tratta di una formula magica che faccia svanire i problemi. No, la risurrezione di Cristo non è questo. È invece la vittoria dell'amore sulla radice del male. Una vittoria che non scavalca la sofferenza e la morte, ma le attraversa, aprendo una strada nell'abisso, trasformando il male in bene, marchio esclusivo del potere di Dio. Il risorto è il crocifisso, non un altro. Nel suo corpo glorioso porta indelebili piaghe, ferite diventate feritoie di speranza. A Lui volgiamo il nostro sguardo perché sani le ferite dell'umanità afflitta. Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus, ai malati, a coloro che sono morti e ai familiari che piangono per la scomparsa dei loro cari, ai quali a volte non sono riusciti a dare neanche l'estremo saluto. Il Signore della vita accolga con sé nel suo regno i defunti e doni conforto e speranza a chi è ancora nella prova, specialmente agli anziani e alle persone sole. Non faccia mancare la sua consolazione e gli aiuti necessari a chi si trova in condizioni di particolare vulnerabilità, come chi lavora nelle casse di cura o vive nelle caserme e nelle carceri. Per molti è una Pasqua di solitudine, vissuta tra i lutti e tanti disagi che la pandemia sta provocando, dalle sofferenze fisiche ai problemi economici. Questo morbo non ci ha privato solo degli affetti, ma anche della possibilità di attingere di persona alla consolazione che sgorga dai sacramenti, specialmente dell'Eucaristia e della riconciliazione. In molti paesi non è stato possibile accostarsi a essi, ma il Signore non ci ha lasciati soli. Rimanendo uniti nella preghiera, siamo certi che Egli ha posto su di noi sua mano, ripetendoci con forza: non temere, sono risorto e sono sempre con te. Gesù, nostra Pasqua, dia forza e speranza ai medici e agli infermieri, che ovunque offrono una testimonianza di cura e amore al prossimo fino allo stremo delle forze e non di rato al sacrificio della propria salute. A loro,
come pure a chi lavora assiduamente per garantire i servizi essenziali necessari alla convivenza civile, alle forze dell'ordine e ai militari, che in molti paesi hanno contribuito ad alleviare le difficoltà e le sofferenze della popolazione, va il nostro pensiero affettuoso con la nostra gratitudine. In queste settimane la vita di milioni di persone è cambiata all'improvviso. Per molti rimanere a casa è stata un'occasione per riflettere, per fermare i frenetici ritmi della vita, per stare con i propri cari e godere della loro compagnia. Per tanti però è anche un tempo di preoccupazione per l'avvenire che si presenta incerto, per il lavoro che si rischia di perdere e per le altre conseguenze che l'attuale crisi porta con sé. Incoraggio quanti hanno responsabilità politiche ad adoperarsi attivamente in favore del bene comune dei cittadini, fornendo i mezzi e gli strumenti necessari per consentire a tutti di condurre una vita dignitosa e favorire, quando le circostanze lo permettano, la ripresa delle consuete attività quotidiane. Non è questo il tempo dell'indifferenza, perché tutto il mondo sta soffrendo e deve ritrovarsi unito nell'affrontare la pandemia. Gesù risorto doni speranza a tutti i poveri, a quanti vivono nelle periferie, ai profughi e ai senza tetto. Non siano lasciati soli questi fratelli e sorelle più deboli, che popolano le città e le periferie di ogni parte del mondo. Non facciamo loro mancare i beni di prima necessità, più difficile da reperire ora che molte attività sono chiuse, come pure le medicine e soprattutto la possibilità di adeguata assistenza sanitaria. In considerazione delle circostanze si allettino pure le sanzioni internazionali che inibiscono la possibilità dei paesi che ne sono destinatari di fornire adeguato sostegno ai propri cittadini e si mettano in condizione tutti gli stati di far fronte alle maggiori necessità del momento, riducendo, se non addirittura condonando, il debito che grava sui bilanci di quelli più poveri. Non è questo il tempo degli egoismi, perché la sfida che stiamo affrontando si accomuna tutti e non fa differenza di persona. Tra le tante aree del mondo colpite dal coronavirus, rivolgo uno speciale pensiero all'Europa. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, questo continente è potuto risorgere grazie a un concreto spirito di solidarietà che gli ha consentito di superare le rivalità del passato. È quanto mai urgente, soprattutto nelle circostanze odierne, che tali rivalità non riprendano vigore, ma che tutti si riconoscano parte di una unica famiglia e si sostengano a vicenda. Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Non si perda l'occasione di dare ulteriore prova di solidarietà, anche ricorrendo a soluzioni innovative. L'alternativa è solo l'egoismo degli interessi particolari e la tentazione di un ritorno al passato, con il rischio di mettere a dura prova la convivenza pacifica e lo sviluppo delle prossime generazioni.
Non è questo il tempo delle divisioni. Cristo, nostra pace, illumini quanti hanno responsabilità nei conflitti, perché abbiano il coraggio di aderire all'appello per un cessate il fuoco globale e immediato in tutti gli angoli del mondo. Non è questo il tempo in cui continuare a fabbricare e trafficare armi, spendendo ingenti capitali che dovrebbero essere usati per curare le persone e salvare vite. Sia invece il tempo in cui porre finalmente termine alla lunga guerra che ha insanguinato l'amata Siria, al conflitto in Yemen, alle tensioni in Iraq, come pure in Libano. Sia questo il tempo in cui israeliani e palestinesi riprendano il dialogo per trovare una soluzione stabile e duratura che permetta a entrambi di vivere in pace. Cessino le sofferenze della popolazione che vive nella regione orientale dell'Ucraina. Si ponga fine agli attacchi terroristici perpetrati contro tante persone innocenti in diversi paesi dell'Africa. Non è questo il tempo della dimenticanza. La crisi che stiamo affrontando non ci faccia dimenticare tante altre emergenze che portano con sé i patimenti di molte persone. Il Signore della vita si mostra vicino alle popolazioni in Asia e in Africa che stanno attraversando gravi crisi umanitarie, come nella regione di Cabo Delgado, nel nord del Mozambico. Riscaldi il cuore delle tante persone rifugiate e sforate a causa di guerre, siccità e carestia. Doni protezione ai tanti migranti e rifugiati, molti dei quali sono bambini, che vivono in condizioni insopportabili, specialmente in Libia e al confine tra Grecia e Turchia. E non voglio dimenticare l'isola di Lesbo. Permetta in Venezuela di giungere a soluzioni concrete e immediate, volte a consentire l'aiuto internazionale alla popolazione che soffre a causa della grave congiuntura politica, socio-economica e sanitaria. Cari fratelli e sorelle, indifferenza, egoismo, divisione, dimenticanza non sono davvero le parole che vogliamo sentire in questo tempo. Vogliamo bandirle da ogni tempo. Esse sembrano prevalere quando in noi vincono la paura e la morte, cioè quando non lasciamo vincere il Signore Gesù nel nostro cuore e nella nostra vita. Egli, che ha già sconfitto la morte, aprendoci la strada dell'eterna salvezza, disperda le tenebre della nostra povera umanità e ci introduca nel suo giorno glorioso che non conosce tramonto. Con queste riflessioni vorrei augurarvi a tutti buona Pasqua. Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che ricevono la sua benedizione, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente e con il desiderio al presente rito. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa
e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Santi Apostoli Petrus e Paulus, de quorum potestate et autoritate confidim, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, Beati Maria, Semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, e Santorum Apostolorum Petri e Pauli, et omnium Santorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissi omnius peccatis vestris, per tua vos, Jesus Christus, ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, ad solutionem remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penites e mentationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribo ad vobis omnipotens et misericordiae. Amen. E benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Amen. Francesco si sta dirigendo verso la sacrestia. Andrea Riccardi, abbiamo ascoltato un messaggio molto forte, ricco di appelli da parte di Papa Francesco, anzitutto un appello all'Europa affinché superi gli egoismi e sappia ritrovare la solidarietà. Oggi l'Unione Europea, ha detto il Papa, ha di fronte a sé una sfida epocale dalla quale dipenderà non solo il suo futuro, ma quello del mondo intero. Sì, io credo che questo discorso di Papa Francesco non è il solito messaggio urbi et orbi, è ancora più intenso ed è un documento, uno dei documenti base per un pensiero al dopo coronavirus. E qui il discorso all'Europa, l'Europa che dopo la Cina è stata la realtà più colpita, ma come ha reagito l'Europa? Papa Francesco lo fotografa bene, l'Europa ha reagito in maniera individualista, attraverso una serie di egoismi nazionali, prima si sono guardati gli italiani in un certo modo, poi si è detto il modello italiano funziona, insomma è sembrato che davanti a una crisi che non rispetta le frontiere si ragionasse con le frontiere in testa. Per questo l'appello del Papa è importante e sottolinea che siamo in un momento decisivo. O reagiamo insieme o l'Unione Europea è messa fortemente in discussione. Grazie, grazie ad Andrea Riccardi e poi dal Papa anche un forte appello ai governanti, la richiesta di un cessate il fuoco, del condono del debito, tanti gli elementi che ha lanciato in questo messaggio urbi et orbi. Io ringrazio Andrea Riccardi e ringrazio Orazio Coclite. Grazie, che ci ha... buona Pasqua ancora a tutti. Grazie. E a tutti allora una buona Pasqua e un arrivederci, un buon proseguimento di giornata.